Presentata al Palazzo Reale di Palermo, la mostra Punctum dell'artista italo-egiziano ma di fama internazionale Omar Hassan. Un dialogo con l'artista, una mostra fortemente voluta dalla Fondazione Federico II che rifiuta le mostre preconfezionate. 7 ore per specifiche su 15 in allestimento che ridisegnano il significato di opere importanti come la Nike, come il Torso del Belvedere, le Veneri, per riattualizzarne il significato in uno slancio enorme, in ricerca di pace e di tolleranza. Il titolo Punctum riprende Barthes, quindi ciò che coinvolge in una foto prende lo spettatore e la ferita che suscita anche la memoria che viene fuori attraverso la visione delle opere. L'elemento artistico, come diceva Barthes, che oltre l'immagine, oltre la raffigurazione, l'elemento che punge, che ferisce per ricomporre il significato delle cose e soprattutto per ricomporre il significato della grande arte nell'esigenza della società contemporanea. Pax, la Nike pregna che inneggia alla pace, gravida, è proprio questo, la vittoria che non è solo glorificazione, ma è anche pace per l'umanità. Inizialmente pugile, poi proprio con i suoi guanti da box inizia a dipingere sulla tela, sui muri, per passare alla scultura, al fashion designer. Tanti sono i volti dell'artista italo-egiziano Omar Hassan, classe 1987. Convivono in te diverse culture, ma anche diverse passioni. Tutto questo, tuo vissuto, lo porti in ogni tua opera, così anche a Palermo. Sì, assolutamente, siamo in uno dei palazzi più importanti del mondo, proprio a livello di interazione culturale e contaminazione positiva, nel senso che qui sono passate 9 epoche, infinite culture, e quindi io che cresco in una dimensione di tolleranza, per me esporre qui è, oltre che un onore, è un sogno. Per te il colore è solamente un modo per catturare l'attenzione del fruitore, poi vorresti che capisse altro, entrasse in modo diverso nelle tue opere? Sì, il colore è un'arma a doppio taglio, no? Perché un'opera molto colorata può cadere solo sul lato estetico magari, invece il pensiero dell'opera è fondamentale, quindi io sono felicissimo di utilizzare il linguaggio più semplice che è il colore per catturare tutti. Poi è chiaro che se lo spettatore poi va a indagare sul mio concetto, insomma capisce che c'è una ricerca, una storia, uno studio, allora lì per me è la vittoria più totale, però se no sono contento che una persona si possa semplicemente godere del bel colore su un'opera d'arte. Attenzione anche alle donne, alla figura femminile. Sì, assolutamente, anzi la mostra è dedicata alla figura femminile che, come dico sempre, per me è sacra perché dona la vita e merita il rispetto sacrale e vitale che merita, cosa che in questa contemporaneità purtroppo non sta avvenendo e quindi noi ci siamo presi un po' questa responsabilità di rappresentare la donna attraverso le opere d'arte e celebrarla nel suo massimo essere.